Difficoltà e disagi durante la vita per l'approvvigionamento idrico. Da morti si rischia invece che le bare finiscano per galleggiare o essere coperte dall'acqua. A questo punto, considerate le difficoltà per le soluzioni, si può affermare che forse ad Alcamo avremo le palafitte al cimitero Santissimo Crocifisso per evitare che le bare vengano sommerse dalle acque sotterranee. Per palafitte si intendono le capanne, i gruppi di capanne, il cui pavimento era sostenuto da pali infissi verticalmente sul fondo di un lago, di una palude, di un corso d'acqua. Sulle palafitte potrebbero sorgere le chiese cimiteriali, tombe e altro. Per portare un fiore al defunto si possono utilizzare barche, canoe, eccetera. Che nel terreno sottostante alla zona dove è stato realizzato il Santissimo Crocifisso scorresse acqua in abbondanza, ad Alcamo lo sapevano tutti. Terreni coltivati ad ortaggi che necessitano di tantissima acqua. E che ci sia abbondanza di sorgente sarebbe confermato, sempre che ce ne fosse stato bisogno, dalla relazione geologica consegnata nei giorni scorsi al Comune. Ora si attendono provvedimenti, da oltre 8 mesi, sollecitati anche dal consigliere comunale Ignazio Caldarella, che ha capeggiato diverse delegazioni per incontri col commissario comunale, che si trova fra le mani questa patata bollente. Intanto monta la protesta di decine di alcamesi che hanno acquistato i terreni per costruire loculi e ora sono bloccati. Montano i disagi di quegli alcamesi che hanno già realizzato loculi e tombe e vedono le bare quasi coperte dall'acqua. È emergenza al cimitero Santissimo Crocifisso, camposanto per la cui realizzazione, tra corsi, ricorsi, processi, eccetera, sono stati necessari quasi 20 anni. Ma durante tutto questo periodo nessuno si è accorto di dove si andava a parare. A pagare sono sempre i cittadini, mentre sarebbe più che mai legittimo accertare se vi sono responsabilità per la situazione venutasi a creare al cimitero Santissimo Crocifisso, che avrebbe dovuto risolvere i problemi legati alla carenza di loculi.